Sono Francesco Di Costanzo e questa è Pubblica, la prima docuserie italiana dedicata alla comunicazione pubblica digitale. Racconto di come il settore pubblico abbia vissuto e stia tuttora vivendo la digitalizzazione. Pubblica appartiene a te che ascolti per comprendere meglio e pubblica se vorrai condividere. Sostantivo, verbo che sia, parla di tutti noi, di oggi e di domani. L'arrivo di un'intelligenza artificiale, ovvero una macchina dotata di capacità umane di comprensione, riflessione e pensiero autonomo, è una visione piuttosto di nicchia, anche tra gli scienziati dell'intelligenza artificiale. Una questione più filosofica che tecnica. Che cos'è l'intelligenza? Quali sono i suoi confini? Possiamo confrontare le abilità umane con una macchina? Domandarsi se un sistema di apprendimento automatico può pensare come un essere umano è come misurare la velocità di un'auto con quella di un corridore. L'auto è sicuramente più veloce, ma non per questo un miglior corridore. Abbiamo sicuramente bisogno di più approfondimenti sull'intelligenza artificiale. Innanzitutto, dividere ciò che è intelligenza artificiale generativa e quella che invece troviamo ovunque, al nostro servizio, senza probabilmente rendercene conto. L'intelligenza artificiale non è una novità, esiste già da anni e già è utilizzata molto dalle pubbliche amministrazioni per fare servizio ai cittadini. Dov'è la novità? L'intelligenza artificiale generativa di ChatGPT, di Bard e di molte altre, una novità, una sfida diversa per la pubblica amministrazione. Paura o opportunità? Io credo che sia una grande opportunità che integra il lavoro della persona all'interno delle pubbliche amministrazioni. È l'utilizzo intelligente dell'immensa quantità di dati che ha la pubblica amministrazione. Quando dico intelligente significa riuscendo a usare tecnologie che oggi ci sono e competenze per far sì che i dati di cui dispone la pubblica amministrazione servano a prendere migliori decisioni pubbliche, servano a aiutare chi deve decidere a prendere le decisioni migliori. Mentre sull'interoperabilità delle banche dati, anche grazie al lavoro fatto negli anni dei governi Renzi e Gentiloni, io penso che abbiamo fatto un passo in avanti, ancora sull'utilizzo dei big data nella pubblica amministrazione siamo indietro e oggi però ci sarebbero le condizioni per provare a fare un passo in avanti. Parlando delle soluzioni tecnologiche oggi più avanzate, quelle sulle quali si sta lavorando, il metaverso, l'intelligenza artificiale, è chiaro che noi dobbiamo essere attenti a comprendere come queste soluzioni siano soluzioni poi utilizzabili al nostro interno, siano soluzioni che possono essere considerate delle soluzioni fruibili per migliorare il nostro modo di operare. Ora io credo che parlando di queste di intelligenza artificiale, è interessante rilevare che oggi
c'è ancora molta attenzione sul comprendere come questa intelligenza artificiale può evolvere senza essere vissuta dagli utenti, dai potenziali utenti, come una minaccia, come qualcosa che mette in discussione, diciamo, il nostro sistema tradizionale di relazioni. Tendenzialmente c'è tutta una teoria che dice che i grandi servizi burocratizzati sono necessariamente inefficienti. Le tecnologie digitali, e in particolare l'intelligenza artificiale, in parte risolvono questo problema. Quindi oggi noi possiamo davvero avere l'ambizione di tenere insieme servizio pubblico e accesso universale con efficienza, rapidità e capacità di dare servizi personalizzati. L'intelligenza artificiale generativa è quella che attraverso una prima fase di addestramento acquisisce delle informazioni e all'esterno produce delle risposte in modo molto veloce, e lo fa capendo il linguaggio naturale umano, e questa è la vera rivoluzione che permetterà alle pubbliche amministrazioni di velocizzare i suoi processi di comunicazione. L'intelligenza artificiale è già attorno a noi, è nei nostri sensori, nei sottopassi, perché fanno sì che quando ci sono le bombe d'acqua, tipiche di questo periodo di emergenza climatica, fanno accendere il semaforo rosso per far sì che il traffico veicolare sia inibito, e lo fanno molto più velocemente dell'intelligenza umana. Sono nei nostri sensori che conteggiano il passaggio delle bici sulle nostre piste ciclabili, sono nei sensori che vanno a valutare la fitostaticità delle piante. Utilizziamo l'intelligenza artificiale anche sui semafori intelligenti per dare precedenza al trasporto pubblico locale. L'intelligenza artificiale non è un qualcosa di cui aver paura. Devono essere strumenti utilizzati dai comunicatori. Questo naturalmente pone dei temi di regole, con quali regole e con quali procedure, e un tema anche di competenze. Dobbiamo sapere le opportunità, ma anche i rischi di queste tecnologie. Del momento è un tema che sarà destinato a segnare anche il futuro della tecnologia, anche la tecnologia dei social network. Questo è un qualcosa che il nostro fondatore Mark Zuckerberg ha detto molto chiaramente nel corso degli ultimi tempi, cioè l'intelligenza artificiale, che già oggi è estremamente presente all'interno dei nostri servizi, lo sarà sempre di più. Vi saranno dei meccanismi di raccomandazione all'interno dei nostri strumenti che renderanno l'esperienza all'interno dei social network sempre più interattiva e sempre più rilevante per l'utente. Non c'è da stupirsi. Gli avanzamenti così stupefacenti dei nuovi strumenti dell'intelligenza artificiale hanno alzato il dibattito dell'opinione pubblica, non solo sugli sviluppi tecnologici, destinati spesso a una comunità ristretta, ma sulle conseguenze economiche, sociali e culturali che questi strumenti hanno nella vita pubblica. Il problema della regolamentazione dell'intelligenza artificiale è una sfida generazionale. Le soluzioni politiche nascono dopo vari confronti pubblici. Non è un caso che io abbia voluto già inizio mandato, e prenderà vita nei prossimi mesi, l'istituzione di un comitato etico. Etico perché? Perché è giusto che la politica si affidi a un pool di esperti di privacy, di advocacy, che vadano a valutare l'impatto di privacy e l'impatto etico delle tecnologie emergenti con l'intelligenza artificiale. Quindi quella di provare a utilizzare queste tecnologie mettendo sempre al centro però i diritti e le libertà delle persone, e uno dei primi diritti e libertà che dobbiamo sempre garantire è quello alla protezione dei dati personali, alla consapevolezza dell'utente che deve conoscere in modo trasparente cosa e chi fa dei propri dati, in modo da poter sempre controllare che questo avvenga nel rispetto delle norme ed eventualmente opporsi se quest'uso non è legittimo. È un tema con un dibattito apertissimo. C'è però un aspetto interessante, la paura, no? La paura è sempre un segnale importante, perché la paura ci fa rimanere vigili. È bene avere paura dell'intelligenza artificiale perché ci fa rimanere consapevoli di questo nuovo strumento.
La realtà, io vedo un po' un'Italia spaccata da questo punto di vista. C'è una parte di paese che ha timore di uno strumento così innovativo e pensa che il modo migliore per riuscire a gestire la cosa sia allontanarle, dire meglio evitare di parlare dell'intelligenza artificiale e togliamola dal campo in termini di formazione o di sbocchi occupazionali, perché andrebbe a togliere posizioni di lavoro e quindi possibilità effettive per l'uomo. Dall'altro lato c'è invece tutta una fascia di popolazione, quella più giovane, che ci si trova completamente a proprio agio. Oggi con l'intelligenza artificiale ci si può anche formare in termini universitari, ritorna utilissimo per scrivere un elaborato. C'è una capacità da parte della macchina di esaminare quelli che sono i dati che ha a disposizione e di fornire un riscontro immediato, velocissimo. In sintesi, l'innovazione, il digitale, le nuove tecnologie vanno conosciute, gestite al meglio, sfruttate per le grandi opportunità che mettono a disposizione. Certamente ci sono delle storture da gestire, ma questo non ferma il cammino del nostro paese sull'innovazione. È un film già visto anche con i social network e le chat o con le professionalità dedicate al settore del digitale. Sarebbe utile riflettere su queste tematiche, approfondire, aiutare la conoscenza e la sensibilizzazione, chiedere i giusti correttivi, ma senza freni esagerati all'innovazione.